trova all'ingresso del Parco Naturale di Paneveggio Pare di San Martino. È stata a lungo la residenza di una famiglia aristocratica tirolese, i Conti Welsperg. Oggi questa splendida villa è la sede dell'ente parco. Nell'estate del 2015, in occasione del centenario del primo conflitto mondiale, ha ospitato una mostra dedicata alla Grande Guerra, realizzata insieme alla Fondazione Museo Storico di Trento. Ce ne sono state tante di mostre per ricordare questo anniversario, ma quella di Villa Welsperg aveva qualcosa di particolare. Protagonisti: un bambino, una madre di famiglia, una Croce Rossina volontaria, un sacerdote, un falegname, un contadino e un operaio, tutti trentini tranne la Croce Rossina. Queste persone non furono certo le uniche ad essere travolte dalla tragedia, ma, a differenza di altri, affidarono alla scrittura, diari, lettere, cartoline, il dissesto emotivo che stavano vivendo. E la guerra, in questa mostra, è stata vista e raccontata attraverso i loro occhi. Cornice di questi racconti, le valli dolomitiche di Primiero, Fassa e Fiemme. I loro abitanti furono i primi ad essere coinvolti in quel dramma collettivo. I trentini erano 380.000 all'inizio del secolo scorso, il 92% di lingua italiana, ma tutti sudditi dell'impero austro-ungarico. Per loro la guerra cominciò un anno prima, nel luglio del 1914. E quando il 24 maggio del 1915 l'Italia dichiarò guerra all'Austria, la popolazione trentina visse un ulteriore dramma, la lacerazione delle famiglie, evacuate a forza, parte nel territorio austriaco, parte in quello italiano. Il Castello del Buon Consiglio, monumento simbolo della città di Trento. Poco fuori le mura c'è la sede dell'Archivio della Scrittura Popolare. Qui uno storico locale, Quinto Antonelli, in 3 decenni di ricerca, ha raccolto migliaia di documenti personali di trentini risalenti alla Prima Guerra Mondiale. È stato lui il supervisore scientifico della mostra di Villa Welsperg. E a lui abbiamo chiesto di ricostruirci i profili dei direttori di due fra i quotidiani più importanti della regione in quei mesi cruciali, il Trentino e il Popolo, rispettivamente Alcide De Gasperi e Cesare Battisti, entrambi deputati al Parlamento di Vienna. Fonti preziose per ricostruire la catena di eventi che portò alla Grande Guerra, da due punti di vista profondamente diversi. Erano due uomini molto diversi. Diversi ideologicamente, questo si sa, però Battisti, per esempio, era anche, oltre che essere socialista, era anticlericale, quindi non poteva piacere a un, insomma, a un cattolico come De Gasperi, che era un cattolico anche devoto, insomma. Avevano due modi di fare politica molto diversi, insomma, mentre De Gasperi era un politico freddo, preciso, anche acuto se vogliamo, però che dava poca confidenza, era distante dalla popolazione. E beh, insomma, Battisti invece era noto come un oratore molto efficace, uno che insomma si immergeva nella folla, che aveva un rapporto caldo con la gente, con i militanti, insomma. Ma poi appunto nel momento della guerra fanno due scelte molto diverse. La data da cui partiamo per mettere a confronto titoli e articoli dei due giornali, le cui copie originali sono conservate nella Biblioteca Comunale di Trento, è quella della prima dichiarazione di guerra dell'impero austro-ungarico alla Serbia, accusata di connivenza con gli assassini dell'arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe, ucciso in un attentato a Sarajevo nel giugno del 1914. È la mattina del mercoledì 29 luglio 1914. Sia il Trentino che il Popolo escono in edizione straordinaria. Vediamo come titola il Trentino diretto da Alcide De Gasperi. La guerra austro-serba è incominciata. E di spalla subito il testo della dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia. Il quotidiano diretto da Cesare Battisti fa un titolo diverso.
Si cerca la pace, ma si prepara la guerra. È come se sperasse che ancora non avvenisse l'irreparabile. Tant'è vero che si attacca quasi all'opera mediatrice dell'Inghilterra, come riporta nel sottotitolo. Il ministro degli esteri della Gran Bretagna voleva convocare una conferenza per sospendere le operazioni di guerra e riportare la pace. La paura è che la guerra diventi una guerra europea. Giovedì 30 luglio la Russia si schiera in difesa della Serbia e annuncia la mobilitazione delle sue truppe. La Germania invia un ultimatum a Mosca perché sospenda le misure belliche contro Berlino e Vienna. La Russia respinge la richiesta. La Germania chiede alla Francia se resterà neutrale in caso di conflitto. Parigi, fedele alleata di Mosca fin dal 1894, in risposta fa scattare una immediata mobilitazione. Un ultimo tentativo di evitare la guerra, fatto dall'ambasciatore americano a Berlino, fallisce. Sabato 1 agosto il Trentino esce con un'edizione di 6 pagine, normalmente non sono così tante, ma tutte le pagine, o quasi tutte, sono dedicate a notizie di guerra. Nella prima pagina sono diverse le notizie, non c'è un titolo unico. Ci riferiamo a, per esempio, alla spalla in cui la Russia ordina la mobilitazione generale, si annuncia sul Trentino, la Germania invece smentisce la propria mobilitazione, ma poi non sarà così, e soprattutto invece le due notizie che colpiscono i trentini e sono la notifica di mobilitazione e la leva di massa che riguarda proprio appunto la popolazione. La leva di massa venne percepita come una grande tragedia. Subito dovettero abbandonare i loro lavori nei campi, si trattava di estate, siamo alla fine di luglio, quindi insomma gran parte dei richiamati sono contadini e quindi devono abbandonare i loro lavori e accorrere alle caserme, ai quadri reggimentali, si chiamava allora. Vengono rivestiti alla meglio e mandati in modo piuttosto precipitoso verso il fronte orientale. Il Trentino racconterà così come viene accolta la notizia della mobilitazione a Trento. La cronaca è semplice. Una moltitudine di cittadini si reca in fitta colonna alla stazione, acclamando i partenti. Gli uomini erano silenziosi e seri. Mogli e madri con i bambini al collo o per mano accompagnavano i riservisti cercando di rinviare l'ora dell'addio. Si assisteva a scene tristissime, però composte, scrive il giornale. Le partenze da Trento, da Rovereto, da Bolzano furono partenze dolenti, insomma questo lo sappiamo dai diari, ma anche dai resoconti giornalistici. Fu un momento in cui la popolazione, le comunità si laceravano, mariti e mogli che si dovevano lasciare, abbandonare, figli. E il momento era tanto più disperante perché proprio non si conosceva, non si sapeva né i luoghi dove si sarebbe dovuto combattere né il tipo di guerra che si sarebbe dovuto affrontare. Antonio Rattin è uno dei tanti trentini colti alla sprovvista dall'ordine di mobilitazione. Il 1 agosto del 1914 parte a piedi con la sua compagnia da Fiera di Primiero per Bolzano e da lì viene mandato sul fronte galiziano. A raccontarci la sua storia è Cristina Zorgi, che ha curato l'ideazione grafica della mostra sulla Grande Guerra di Villa Welsperg. Antonio Rattin era di Cauria, vicino a, sì, anzi addirittura a Ronco, di Ronco Costa, una frazione di Canal San Bovo, e lavorava come contadino finché è stato che 1 agosto viene mobilitato per la guerra, parte, abbandona l'amorosa, abbandona la famiglia e parte. Il giorno 1 agosto mi ritrovavo felicemente su di un'alta montagna, lavorando per cogliere del fieno per le bestie. Quando ecco, del più bello dei sogni miei futuri,
che parevano presentarmi tanto rosei, parmi vedere innanzi un'ombra fantasma, la quale stessa conturbò i miei sogni. Restai colpito come da un fulmine quando sentii lo squillo della tromba d'armi che chiamava il mondo intero alla guerra. Corsi disperatamente, quasi non più sapendo cosa mi restasse a fare né dove vado. Raggiunsi frattanto la mia desolata famiglia. Mi gettai così dolorosamente nelle braccia materne per aver l'ultimo conforto. E con l'invaso del mio cuore diedi alla mia cara mamma, su quella gelida fronte, l'appassionato e forse l'ultimo mio bacio. Oh, sì, ricordo ancora le sue ultime espressioni fatemi, la quale diceva: «Va, figlio mio, ormai il destino fatale ti chiama. Sii giusto, divoto e buono. Io ti do la mia benedizione». Sono tutti giovani e uomini maturi che vanno dai 20 ai 42 anni. Nel 15 le classi coinvolte saranno ancora di più, perché furono arruolati tutti quelli che compivano 18 anni fino ai 50 anni. Quindi molte altre classi furono interessati dall'arruolamento. Dopo la partenza degli uomini, sono le donne a farsi carico del lavoro nei campi, raccogliere il fieno, dar da mangiare alle bestie, e c'è un lavoro aggiuntivo da fare, mettere a posto le strade. Ma insieme a tutto questo bisogna anche badare ai figli e assistere gli anziani. Domenica Lucian è una di queste donne trentine caricate di nuove responsabilità a causa della guerra. Nel 14, quando scatta la mobilitazione di massa, ha 29 anni. Da 3 è sposata con Pietro Zagonel, un compaesano di Tonadico di Primiero. Anche lui parte per la guerra nell'esercito austriaco e da quel momento Domenica inizia una fitta corrispondenza con il marito, fatta di cartoline corredate da disegni in cui racconta e illustra la sua nuova vita piena di fatiche e preoccupazioni. Le più significative sono state inserite nella mostra di Villa Welsperg. Carissimo marito, salute. Con questa ti faccio sapere che ho ricevuto la tua quarta cartolina e con piacere al sentire della tua salute. Così pure lo sono di me al presente. Credo che ora avrai ricevuto anche le mie cartoline che ti ho riscontrate ogni volta che le ho ricevute. Ti dirò che adesso sono a Tambaril con la vacca e la vedela. Con me sono pure mia madre con la sua vacca. Ti dirò anche che ho incominciato a segare il fieno, ho segato le pezze di pierene e adesso ho incominciato a Tambaril. Speriamo che presto la si termini e che tu possa venire a casa. Ti prego di farmi sapere che cosa fai, cosa che lavori. Avrei gusto di saperlo. Per ora non so che dirti, che di salutarti di vero cuore. E sono la tua affezionatissima moglie Domenica Zagonel. Dunque ti lascio con una stretta di mano destra ed un affettuoso bacio. Addio, scrivi presto. Subito dopo lo scoppio della guerra, l'Italia fa sapere al governo austriaco e a quello tedesco che manterrà la neutralità nonostante le numerose sollecitazioni a intervenire in loro sostegno. Nel trattato della Triplice Alleanza di cui l'Italia fa parte non è previsto il casus federis, cioè l'impegno di una delle parti contraenti a entrare in guerra a fianco dell'altra. Così scrive Vittorio Emanuele III a Guglielmo II, facendolo infuriare. Invano il generale Cadorna, appena nominato capo di stato maggiore del Regio Esercito, preme per attaccare la Francia. La domenica a Trento i giornali non escono e quindi se ne riparla il lunedì 3 agosto. E solo lunedì 3 agosto appunto i trentini apprendono sia dal popolo che il Trentino ciò che è successo domenica. E il popolo dà l'annuncio verso la grande tragedia. Sintetizza con questo titolo ciò che è successo. Poi nel sottotitolo spiega l'accelerazione drammatica che c'è stata, e cioè la guerra dichiarata dalla Germania alla Russia e alla Francia, la mobilitazione francese e anche la neutralità dell'Italia. Si comincia, soprattutto da parte del popolo, a tenere sotto controllo, diciamo mediatico, quello che avviene in Italia, e cioè appunto la decisione del governo italiano. Come notate ci sono delle colonne in bianco, sono il frutto della censura, ma in seconda pagina
il popolo, l'istato annutto, riporta la notizia dell'uccisione di un importante leader socialista francese, in questo caso Jean Jaurès, che viene ucciso da un nazionalista a Parigi. Chi era Jean Jaurès? Era appunto il leader socialista che in nome della solidarietà internazionale fra i lavoratori aveva cercato di evitare questa tragedia e quindi di studiare una strategia comune fra Francia e Germania per evitare la guerra. In realtà purtroppo non c'era riuscito. I socialisti sono praticamente gli unici in Europa a non votare i crediti di guerra, a non accettare la guerra, a mantenere fino in fondo, insomma, almeno in gran parte, insomma, il neutralismo, no? Alcuni di loro sono più pacifisti, come Matteotti, che per esempio terrà fede a questo suo neutralismo fino alla fine della guerra e fino in fondo, insomma, con un radicalismo che invece Turati o Treves e altri non avranno, insomma. E quindi il vero tradimento, se si può parlare così, di Battisti non è tanto quello con l'Austria quanto quello con gli ideali internazionalisti del socialismo. E lui era molto convinto di questo, tanto che nei suoi discorsi cercherà di dipingere in modo ottimistico, insomma, l'identità dei trentini, di rappresentarli più italiani di quello che erano, più convinti, insomma, più irredentisti di quello che potevano essere anche, insomma. Martedì 4 agosto il Popolo titola così: l'incendio divampa. Anche perché entra in campo l'Inghilterra, annuncia il Popolo, e parla dei primi scontri, ma soprattutto in prima pagina cominciano ad avvertirsi le prime preoccupazioni per la popolazione trentina. Le sovvenzioni alle famiglie dei richiamati è il titolo. Il Trentino invece in prima pagina riporta soprattutto con evidenza la preghiera del Santo Padre di Pio X, il quale scrive: «Mentre l'Europa quasi tutta è trascinata nei vortici di una funestissima guerra, ai cui pericoli, alle cui stragi, alle cui conseguenze nessuno può pensare senza sentirsi opprimere dal dolore e dallo spavento, non possiamo non preoccuparci anche noi». Pensiamo che gran parte della popolazione rurale era cattolica, seguiva piuttosto gli ideali di De Gasperi che quelli di Battisti, lottavano per una maggiore autonomia amministrativa, l'autonomia positiva loro la chiamavano. Ma insomma, dopo tutto, l'Austria aveva anche alcune buone leggi, i trentini godevano di un certo rispetto, insomma, la lingua scolastica, la lingua nei tribunali era l'italiano ed era una lingua assolutamente rispettata. Non c'è un sentimento di odio verso il nemico e non c'è nemmeno un sentimento di giubilo verso l'imperatore d'Austria, c'è soltanto un sentimento di fede e di rassegnazione che prevale appunto nella popolazione, e De Gasperi si fa portavoce di questo sentimento in un articolo che rimarrà celebre sulle colonne della prima pagina del Trentino del 6 agosto. E il titolo è L'ora di Dio. Leggiamo soltanto l'introduzione per darvi l'idea appunto del sentimento di cui parla De Gasperi. Dunque ci siamo, comincia così l'articolo. L'edificio, eretto faticosamente con sottili accorgimenti, con ipocrisie e con intenzioni oneste dalla diplomazia europea per congiurare gli orrori della guerra, è sorpreso da una scintilla balenata d'improvviso, sgretola e si inabissa nell'incendio divoratore. La dottrina pacifista che in questi ultimi anni aveva raccolto milioni di proseliti è costretta a cedere il passo davanti al fato austero della guerra. Così scrive De Gasperi il 6 agosto su Il Trentino. Antonio Rattin, il minatore di Canal San Bovo, nel frattempo è arrivato sul fronte galiziano. Ecco come descrive nel suo diario il momento in cui viene mandato con altri commilitoni trentini a Leopoli, in Ucraina, per combattere la sua prima battaglia.
avrei voluto ribellarmi contro tutto il mondo per indugiare quella partenza. Ma tutti gridava: dovere e bisogno, la patria vi chiama. Io certo non intendevo questo, e nemmeno capivo il tedesco quando mi diceva Mus. Io gli rispondevo Tu Mus, perché io Mus intendevo asino, che per nostro in dialetto lo chiamiamo musso. E ciò era vero purtroppo. Anch'io nel primo, appena indossate le uniformi ed in spalla la canistra, era un vero asinaccio da soma. Nella notte fra il 6 e il 7 agosto la guerra diventa europea con il coinvolgimento dell'Inghilterra. Adesso sono quattro gli imperi coinvolti in conflitti incrociati: quello austro-ungarico contro la Serbia, l'impero tedesco contro quello britannico con la Francia e la Russia, l'impero russo contro la Germania e l'impero austro-ungarico. E alla fine di ottobre anche l'impero ottomano entrerà in guerra schierandosi a fianco di quello austro-ungarico e della Germania. Albert Einstein, da Berlino, dove dirigeva l'Istituto di Fisica, scrive: «L'Europa, nella sua follia, ha messo in moto qualcosa che ha dell'incredibile. In tempi come questi ci si rende conto di quanto misera sia la specie animale della quale facciamo parte». Siamo a lunedì 10 agosto del 1914. Il Popolo titola così: una prima grande battaglia. Ma le due notizie più importanti sono dedicate all'Italia, la prima, e la seconda ai trentini. In una corrispondenza da Roma si riferisce con molta dovizia di particolari come il governo cerca di mantenere, il governo italiano, di mantenere la neutralità. Sarà l'ultima notizia che arriva ai trentini sull'Italia e su quello che intende fare il governo italiano, perché dal giorno dopo in poi la polizia austriaca vieta qualsiasi notizia in arrivo da Roma. L'altra notizia invece, come dicevo prima, è rivolta ai trentini, e cioè è un appello al cuore dei trentini, un appello alla solidarietà nei confronti delle famiglie di quei richiamati, di quei giovani andati al fronte che si trovano sempre più in difficoltà. Fu un conflitto di una ferocia incredibile. Furono dilaniati dagli shrapnels molti degli austriaci, che non consideravano neanche come arma esistente, insomma, in un primo momento. Gli shrapnels erano queste granate a frammentazione che scoppiavano a un metro dalla terra e che appunto distruggevano i corpi. Quando scoppia la guerra, a fine luglio del 14, Simone Chiocchetti ha 28 anni. Ha appena aperto una bottega di falegnameria a Moena, in Val di Fassa, dove è nato, ma viene arruolato nell'esercito austriaco e deve chiuderla. Andrà a combattere, come molti altri trentini, sui Monti Carpazi. Da lì spedisce le sue cartoline ai familiari, la prima al fratello sacerdote. Carissimo Don Giovanni Battista, grazie a Dio mi trovo sano. Qui è territorio galiziano, come dicono. Teniamo di guardia una sella dei Carpati. Sento da altri che ricevono notizie dalle loro case speranze di pace. Anche qui il più che si discorre è di pace, sospirata da tutti. Se Dio mi mantiene in vita, come spero, vi scriverò ogni settimana, possibilmente a voi o a casa. Vi lascio col salutarvi di cuore e baci dal vostro fratello affezionatissimo Simonin. Arrivarono sul fronte russo totalmente impreparati, psicologicamente impreparati e anche militarmente impreparati. L'esercito austro-ungarico era un esercito vecchio, condotto in modo tradizionale, e infatti ha subito la peggio. E i trentini conobbero con sgomento, insomma, in parte una guerra moderna, nuova, che non si aspettavano, quella appunto delle mitragliatrici, degli shrapnels, dei cannoni di lunga gittata, e in parte antica. Si scontrarono, insomma, con i russi, con le cavallerie russe, che spaventavano tantissimo. Carissimi genitori e sorelle, ieri ricevetti la vostra cartolina. Gioisco leggendo che state tutti bene, come io pure sto bene.
I giorni sono terribili che passiamo adesso. Tutti i giorni si combatte. Siamo forse a 120 passi dai russi, ma siamo ben in trincea. Non state per questo a darvi maggior pensiero per me, ma pregate continuamente, che certo non saranno infruttuose, io non dubito di ciò. E non state a inquietarvi tanto per me, e speriamo in tempi migliori di rivederci di nuovo. Vi saluto caramente voi, Don Battista, i Barbès, la nonna, i Popi Fortunata, eccetera. Il vostro affezionatissimo figlio e fratello, Simonin. I 25.000 prigionieri trentini, triestini, perché non si può in realtà, si deve parlare di italiani d'Austria, vennero fatti prigionieri in questi primi mesi di guerra e finirono appunto in Russia, in Siberia. Per molti di loro fu un'ecatombe, perché morirono 11.500 trentini. Ora, se pensiamo cosa significa questo su 55.000 arruolati, vuol dire uno su cinque. Uno su cinque non ritornarono. Cesare Battisti scrive una lettera, un altro appello, in questo caso rivolto direttamente al re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Noi abbiamo il coraggio di ricordarvi, maestà, in quest'ora storica per l'assetto delle nazionalità europee, gli ardenti voti delle nostre terre per l'unione alla madre patria. Il grido nostro vi giunge nel momento in cui la lotta si è fatta più angosciosa. Salvateci! Dalla stazione di Piazza Dante, il 12 agosto del 1914, Cesare Battisti lascia in treno la sua amata Trento, diretto in Italia con un regolare passaporto a Vienna. Si cerca in ogni modo di evitare incidenti diplomatici con l'incerta alleata. De Gasperi cerca di giustificare la scelta neutrale dell'Italia. Il governo di Roma, scrive il direttore de Il Trentino, esita a prendere parte attiva alla guerra, ma è una esitazione comprensibile. Gli eventi sono precipitati in modo tale da ritenere che non abbia potuto essere informato con quella rapidità che un alleato chiamato a sguainare la spada avrebbe potuto pretendere. Martedì 25 agosto. Sul Popolo si parla degli ultimi avvenimenti, ma soprattutto di spalla c'è un avviso ai lettori di questo giornale ed è un avviso che preannuncia la fine di questo giornale, la fine della storia di questo giornale. Leggiamolo. Le eccezionali condizioni politiche attuali, rendendo estremamente difficile non solo la redazione e la stampa, ma anche il sostegno finanziario del nostro giornale, noi siamo costretti temporaneamente a sospendere la pubblicazione con la migliore intenzione di riprenderla al più presto. L'irredentismo ormai si identifica con l'interventismo. Milano diventa il centro di raduno della Commissione per l'emigrazione trentina, che ha un solo disegno: liberare il Trentino. In molti disertarono, raggiungendo con ogni mezzo l'Italia, ma la maggioranza dei trentini ormai era inchiodata a combattere sul fronte russo. Continua invece le sue pubblicazioni Il Trentino, diretto da De Gasperi, e per la prima volta questo giornale riporta le notizie di cosa sta succedendo in Russia, in Bukovina, l'offensiva lungo la Vistola e come i soldati trentini si stanno comportando eroicamente. Una lettera scritta dal fronte galiziano e pubblicata dal giornale fa capire lo spirito con cui affrontavano le battaglie i giovani trentini. Carissimi genitori, comincia la lettera, con la grazia di Dio che prego sempre, sono vivo e sano. Qui è una continua battaglia. Moltissimi, prima di entrare in combattimento, si fregiano il petto della medaglia della Madonna e con quel talismano indosso sfidano il pericolo. Abbiamo tutti la barba lunga, che sembriamo irriconoscibili. Il nostro capitano dice che più brutti siamo, più paura incuteremo ai russi. Di tutto questo arrivava pochissimo, perché la censura era molto stringente e quindi non lasciava passare molte informazioni. Arrivava a casa
là dove veniva riconosciuto il nome, il cognome, se era raccolta la mostrina del caduto, arrivava a casa la comunicazione della morte, del ferimento oppure della prigionia del caro, ma a molti altri no, molti aspettarono anni e anni e anni, se si pensa insomma che ancora nel 26 i trentini aspettano i loro congiunti, notizie dei loro congiunti, e proprio nel 26 ci sarà una commissione che andrà in Russia, che non sarà più la Russia di prima, ma sarà l'Unione Sovietica, a cercare ancora i resti, le sepolture dei loro cari. Quindi, insomma, fu una tragedia. L'elenco dei feriti pubblicato ogni giorno da Il Trentino diventa sempre più lungo e alla fine del mese cominciano ad arrivare anche alla stazione del capoluogo. Vengono tutti dalla Galizia, specifica il cronista, in maggior parte feriti da scoppi di granate, fucilate e da baionette, in genere alle gambe e alle braccia. La reazione immediata alla tragedia della guerra è un grande pellegrinaggio al santuario di Montagnaga di Pinè, raccontato da De Gasperi. Nonostante il taglio della censura, si capisce che la processione infinita che si arrampica sulla montagna è dedicata agli uomini robusti, scrive De Gasperi sul Trentino, ai giovani baldi che la guerra aveva portato via. Non dimenticherò mai lo spettacolo di una folla immensa, di gente sempre varia, sempre nuova, che nella notte ad ogni santa messa dava il cambio ad un altro mare di gente che gremiva il piccolo santuario. Circa 20.000 persone sono disposte a ricevere per mezzo di Maria la grazia sospirata. Ma le preghiere purtroppo non cambiano il corso degli eventi. Negli scontri avvenuti fra il 26 agosto e il 10 settembre sul fronte russo, che culminarono nella battaglia di Leopoli, morirono 250.000 soldati dell'impero austro-ungarico. Molti di loro ormai giacciono senza nome e senza croci nelle fosse comuni che di tanto in tanto vengono alla luce intorno a Leopoli. La difficoltà di contare e di dare un nome, un volto a questi trentini fu proprio per questo, perché non ci furono cimiteri, non si misero in atto appunto delle tumulazioni individuali con il proprio nome. Per molti di questi ancora ora sono considerati dei dispersi. Gli ospedali di Trento, Rovereto, Bolzano, Innsbruck, Vienna e Budapest sono ormai pieni di feriti trentini. I giornali continuano a elencare morti e dispersi. Si cercano infermieri e infermiere per gli ospitali, scrive il quotidiano diretto da De Gasperi, che pubblica altre lettere arrivate dal fronte. Una, struggente, viene dalla zona di Leopoli e comincia così. Sposa mia, siamo in Galizia, è freddo, freddo e piove. Tutto l'insieme infonde una mestizia speciale. Insomma, pazienza, siamo sui confini. D'ora in avanti qualunque cosa può succedere, è improvvisa, quindi abbi pazienza. Tu sii sempre buona e pia. Il buon Dio ci aiuti e ci doni la grazia di trovarci ancora su questa terra. Prega tanto per me. L'autunno è alle porte, il raccolto è stato magro, si è capito che la guerra non finirà per Natale e nessuno crede più ai comunicati ufficiali del quartier generale. I giornali danno notizia che il Consiglio Comunale di Trento si è riunito per discutere i bisogni dei cittadini. Si cercano farina, orzo, riso e altri alimenti base. Per sopperire alla mancanza di pane, la pianificazione sarà curata in municipio. Incominciò per la popolazione un periodo molto difficile che poi si aggravò nel 15, nel 16, nel 17, nel momento in cui il fronte la guerra insomma entrò direttamente sul territorio. Però già allora si aggravò per diversi aspetti. Da un punto di vista politico vennero tolte immediatamente tutte le garanzie costituzionali. Quindi furono i militari che cominciarono a comandare e quindi fu il potere militare che subentrò a quello civile, questo ancora nel 14.
e da un punto di vista economico, perché si trattava di aiutare l'esercito innanzitutto, e quindi cominciò lì, insomma, una politica economica di espropriazione. Le famiglie dovettero versare all'esercito gran parte delle loro entrate di cereali, latte, burro, eccetera. Ci cominciarono ancora nel 14 le raccolte di ferro, per esempio. Il legname, insomma, doveva tutto essere versato, doveva essere tutto raccolto dall'esercito, doveva servire per l'esercito. Sul fronte socialista è in atto una spaccatura fra Cesare Battisti, che porta avanti una campagna di intervento dell'Italia in guerra, e Benito Mussolini, che dalle colonne dell'Avanti invece porta avanti una campagna contraria, pacifista, in nome del proletariato. Il 14 settembre del 1914 Cesare Battisti si decide a scrivere una lettera a Benito Mussolini. Sentiamo cosa gli scrive. Caro Mussolini, vedo in una corrispondenza romana del tuo giornale messa in burletta un'eventuale guerra italo-austriaca per liberare coloro che non hanno assolutamente alcun desiderio di staccarsi dall'Austria. Io non ho, né mi arrogo, il diritto di parlare in nome di tutti gli irredenti, ma sento di potere, anzi di dovere, dire una franca parola in nome del Trentino. Il Trentino ci tiene a staccarsi dall'Austria, e se tu fossi stato laggiù nei giorni angosciosi della mobilitazione te ne saresti convinto. Tutti fremevano d'odio, tutti partivano lanciando all'Austria la maledizione. Ottobre sta per finire, il clima è già freddo e nel Trentino crescono le difficoltà. Un'ordinanza proibisce il taglio degli alberi di noce perché il legno serve per fabbricare i fucili. Da tempo è ridotto ogni commercio con l'Italia, c'è pochissimo lavoro, si aspetta il richiamo alle armi di nuovi uomini e le notizie dal fronte sono sempre più allarmanti. In Italia, intanto, le manifestazioni per la guerra contro l'Austria diventano quasi giornaliere. Cesare Battisti fu tra i protagonisti di quelle manifestazioni. La sua figura prestigiosa, il suo carisma, lo portarono ai vertici del movimento interventista. Cesare Battisti comunica il suo pensiero ai trentini attraverso un opuscolo pubblicato a Torino, un opuscolo intitolato Il Trentino. E questo opuscolo conclude con una frase molto chiara. O si pensa ora a salvare Trento, scrive Cesare Battisti, o si rinuncia per sempre ad avere una inespugnabile baluardo che assicuri alla penisola tutto il suo pacifico e civile progresso. Ora o mai, che diventa lo slogan dell'irredentista Cesare Battisti. De Gasperi non era irredentista e quando si accorge che l'Italia non si sarebbe schierata con l'Austria e la Germania, fa di tutto perché resti fuori dal conflitto. È convinto che il Trentino verrebbe travolto da quel conflitto più di ogni altra provincia dell'Italia e dell'Austria e, preoccupato, va a parlarne con il Papa. Giovedì 19 novembre l'elenco dei morti e dei feriti pubblicato dal Trentino è particolarmente lungo. Nello stesso giorno sul Trentino viene anche pubblicata una notizia in due righe di un'udienza privata in cui il pontefice avrebbe ricevuto il direttore del Trentino, appunto De Gasperi, che ricordiamolo era anche deputato del Partito Cattolico al Reichstag di Vienna, e quindi non è una notizia secondaria anche se la si vuole far passare come tale, anzi è una notizia di straordinaria importanza, un'udienza non casuale, visto che il giorno prima l'Osservatore Romano aveva scritto una nota ufficiale nella quale si dichiarava necessaria la neutralità dell'Italia e si ammonivano i cattolici italiani a non leggere i giornali interventisti. Ecco quindi, capita l'importanza di questa udienza. A me sembra ora, insomma, ragionando a 100 anni di distanza da storico, mi sembra che la visione di De Gasperi sia più lucida di quella, sia stata più lucida di quella di Battisti, riesce insomma a capire le forze in campo, a capire anche il tipo di guerra che si va a combattere, la tragedia che si sta
manifestando sul fronte orientale come su quello occidentale. Alla fine del 1914 sul fronte orientale c'erano già state quasi 1 milione di morti, quindi insomma si stava svelando la guerra di tutt'altro tipo da quella risorgimentale, da quella di breve termine, di quella locale auspicata insomma dall'Austria nel momento dell'entrata in guerra, insomma dello scoppio della guerra. Il 16 dicembre del 1914 arriva in Italia Bernhard von Bülow, inviato da Berlino come ambasciatore speciale. Il principe ha il delicato compito di convincere il governo di Roma a mantenere la neutralità in cambio del solo Trentino, rinunciando alle altre richieste territoriali. Il governo italiano, retto da Antonio Salandra, con ministro degli esteri Sidney Sonnino, pur avendo dichiarato fin dal 3 agosto la neutralità, aveva messo in atto una serie di consultazioni diplomatiche con i paesi dell'intesa, Francia, Gran Bretagna e Russia, giocando su due fronti per ottenere il massimo dei vantaggi. A Trento in pochi si accorgono di quanto stava accadendo. La maggior parte della popolazione aspetta l'esito dei sondaggi di Benedetto XV per una tregua a Natale, sperando in un suo successo. Il 16 dicembre il Trentino scrive: alla proposta del Papa, l'Inghilterra ha dato subito la sua adesione. Risulta parimenti favorevole e senza alcuna condizione la risposta dell'Austria, della Germania, della Serbia e del Belgio. La Russia ha opposto un rifiuto per ragioni militari e la Francia è decisamente contraria. Grande fu la delusione fra i soldati al fronte e i loro familiari a casa. Giovedì 24 dicembre, sulla prima pagina del Trentino, il direttore Alcide De Gasperi scrive un articolo parlando del primo Natale di guerra, un Natale vissuto con indicibile tristezza nelle case dei trentini. De Gasperi scrive: «La guerra non è ancora finita, la pace sembra ancora molto lontana, milioni di uomini stanno ancora nelle trincee, spiano il momento propizio per mandarsi l'un l'altro una palla omicida nel cuore». Milioni di uomini guardano in faccia la morte come se il Redentore non fosse ancora nato. Qui arriva la censura della polizia austriaca e più avanti De Gasperi conclude alludendo ad una mossa del Papa che non era stata accolta dai combattenti. Dice De Gasperi: il Papa aveva proposto una tregua per Natale, ma alcuni potenti della terra non l'hanno voluta. Nonostante il fallimento delle trattative fra gli stati maggiori, però, alcuni ufficiali francesi e britannici si misero d'accordo con i colleghi tedeschi e attuarono ugualmente una breve tregua con i loro soldati. Anche sui Monti Carpazi, almeno per qualche ora, i fucili e le mitragliatrici tacquero, come racconta Simone Chiocchetti in una delle cartoline esposte nella mostra di Villa Velsberg, spedita ai familiari il 26 dicembre del 1915 dal fronte russo. Carissimo fratello, aspetto con impazienza vostre nuove. Finora niente mi arrivò. La prima che io vi scrissi porta la data dei 12. La festa di Natale l'abbiamo passata nei boschi quest'anno, però arrivò anche qui dei doni, ben piccolezze. Tabacco, sigari, sigaretti, pastine ed altre trapole o robetta. Io sto bene, come spero e desidero di voi ed anche a casa. L'albero di Natale sta ancora abbellito nella capanna scavata nel terreno. Più tardi, forse, si riceve permesso anche noi italiani. Questi slovacchi partono continuamente in permesso. Pregate per me. Vi saluto caramente ed anche a casa. Sono il vostro fratello Simonin. È giovedì 31 dicembre, San Silvestro, l'ultimo giorno del primo anno di guerra. Scarseggia tutto: armi, viveri, munizioni, indumenti, attrezzature per gli ospedali da campo. Gli austriaci tengono a fatica i passi che sbarrano le strade dirette all'interno dell'impero. Il problema dei feriti e dei prigionieri diventa sempre più urgente. Invano Benedetto XV chiede che vengano rilasciati almeno quelli invalidi in uno scambio fra i paesi belligeranti. Solo Guglielmo II si dice disposto, ma non se ne farà nulla.
Il Trentino del 4 gennaio pubblica una carta geografica sotto il titolo «Le regioni siberiane dove sono i nostri prigionieri». «Sono terre enormi e paludose», scrive il giornale, ma subito dopo si rincuorano i lettori dicendo che la Siberia tradizionale non esiste più. La Siberia oggi è un paese più ricco della Russia e ogni giorno un treno speciale porta un carico di burro fresco sulle mense inglesi. Quell'improbabile treno speciale carico di burro suscita stupore fra i trentini. Per loro era una ricchezza un solo chilo di burro. A darci un'idea della sofferenza per la fame in quei mesi terribili è un bambino. Si chiama Giuseppe Boschet. Il suo quaderno di ricordi è tra i documenti esposti nella mostra sulla Grande Guerra nel Parco Naturale di Paneveggio. Giuseppe nasce il 25 settembre del 1914 a Lamen di Feltre. Quando il padre parte soldato, viene affidato ai nonni. La madre era emigrata a Genova come balia da latte. Nel 1920, finita la guerra, Giuseppe frequenta la scuola elementare e comincia a scrivere un quaderno in cui racconta i primi anni della sua infanzia. Un giorno io sono andato a trovare quell'altro mio nonno, che era il padre di mia madre. Io andavo fin storto dalla fame. Mio nonno era lì che mescolava la polenta. Quando l'ho gettata fuori, mio nonno ha preso il filo, ha tagliato giù una fetta per ognuno e anche a me ha dato una fetta grande come tutte e due le mani. Poi il mio nonno diceva: «Vai piano a mangiare!» Ma io mangiavo giù come un orco, anche se era nera come il carbone. Io mi ricorderò sempre, finché vivo, di quella polenta. Mi sembrava buona come i biscotti di adesso. Mio nonno aveva comprato 2 quintali di semole e scorze della polenta prima della guerra per dar da mangiare ai maiali. Poi i maiali sono morti e mio nonno, che aveva un camino largo come quello dei Larin, prima ha pulito bene, poi ha chiuso giù in fondo e poi ha gettato tutta quella roba e anche un pochi di fagioli che aveva salvato dai tedeschi e anche lenzuola. Mio nonno è stato molto furbo quella volta e così, quando non c'era più niente da mangiare, aveva ancora qualche cosa per non morire di fame. Giovedì 14 gennaio il Trentino pubblica la notizia delle dimissioni del ministro degli esteri dell'impero austro-ungarico, conte Berchtold. Francesco Giuseppe era contrario a cedere il Trentino all'Italia ed era seccato per le insistenze di Berlino. Si era convinto che come ministro degli esteri ci volesse un uomo dal polso più fermo per resistere alle pressioni e venne scelto il conte ungherese Stefan Burian. Il timore era che un cedimento avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente rispetto alle altre nazionalità dell'impero. Burian suggerisce di tirare i negoziati con l'Italia per le lunghe, fiducioso che una imminente offensiva nei Carpazi avrebbe capovolto le sorti del conflitto sul fronte russo. In realtà non ci fu alcuna offensiva e anzi le truppe dell'imperatore vennero respinte oltre i confini anche dai serbi. In Italia, all'inizio di gennaio, nascono i fasci d'azione rivoluzionari con l'obiettivo di trascinare l'Italia senza ulteriori indugi alla guerra contro gli imperi centrali per colpire il militarismo come organismo sopraffattore dei popoli, è scritto nello statuto. Inoltre, la soluzione dei problemi di nazionalità, sosteneva Filippo Corridoni, tra i fondatori dei fasci insieme a Mussolini, avrebbe sgombrato il campo della lotta di classe da un grave elemento di confusione, spianando la strada a tutte le rivendicazioni politiche ed economiche. Era la grande illusione accarezzata anche da Cesare Battisti, una guerra combattuta per porre fine a tutte le guerre. Mussolini andava anche oltre le richieste di Battisti, dichiarando che il confine settentrionale cui doveva mirare l'Italia era quello napoleonico, cioè fino a Bolzano. Giovanni Giolitti divenne il nemico pubblico numero uno perché riteneva che le aspirazioni nazionali potessero essere soddisfatte dalla diplomazia e non dalle armi. Venne accusato per questo di alto tradimento.
In realtà l'uomo politico piemontese era rimasto l'ultimo baluardo del neutralismo. Chi parlava di guerra diceva che sarebbe durata solo 3 mesi. Giolitti ribatteva che sarebbe durata almeno 3 anni, perché si trattava di vincere 2 imperi militarmente fra i più organizzati del mondo. Di tutto questo, quasi nulla trapelava sui giornali trentini a causa della censura operata dalla polizia austriaca. De Gasperi, esasperato, ad un certo punto si sfoga con un immaginario lettore che protesta in un articolo pubblicato sul Trentino il 5 febbraio del 1915. Con questo articolo De Gasperi lancia un atto di accusa forte alla censura, è l'ultimo suo articolo che probabilmente rappresenta un po' la fine in quel periodo del giornalismo indipendente. Ne leggiamo un tratto per capire cosa voleva dire De Gasperi con le sue parole un po' ironiche. In sulle prime, rispondendo a questo abbonato immaginario, quando abbiamo constatato che erano gli articoli e i commenti redazionali che non andavano, noi, con la mansuetudine e l'umiltà che consiglia il momento, ci siamo picchiati il petto e abbiamo detto: capito, siamo proprio noi fuori di strada, è la nostra penna che sgarra, quindi zitto, niente originalità, via la penna, quale forbici, e riproduciamo il pensiero degli altri, giusto. Siamo capitati peggio, giorno sì, giorno no, urtavamo da capo nelle cose che non vanno. Allora facemmo un altro ragionamento: se non va lo scrivere di proprio pugno, se anche il copiare ci può far ricommettere i peccati altrui, proviamo a tradurre. Tradurre si intende non dal francese o dal russo o da qualsiasi altra lingua nemica, ma dal tedesco, anzi, dal tedesco austriaco di Vienna o addirittura dal tirolese. Ebbene, lo crederesti, o abbonato ingiusto e pretendente? Il periodo stampato e quindi lecito a Vienna, a Graz, a Innsbruck, tradotto a Trento, capitò fra quelle certe cose che non vanno. Non ci rimane quindi che affidarci completamente al criterio della censura. Noi lavoriamo e loro dispongono. Bisogna arrivare al 12 marzo perché finalmente i lettori del Trentino sappiano che sono in corso trattative fra l'impero austro-ungarico e l'Italia. 4 giorni dopo, il 16 marzo, Alcide De Gasperi incontra a Roma il ministro degli esteri, Sidney Sonnino. La prospettiva di un trasferimento del Trentino all'Italia in modo pacifico o, in caso di fallimento delle trattative, con il ricorso alla guerra, ormai è più che concreta. De Gasperi, come Giolitti, premeva perché la cessione del Trentino avvenisse in forme pacifiche, condividendo gli sforzi messi in atto dall'ambasciatore tedesco in Italia, von Bülow. Ma nello stesso giorno in cui De Gasperi incontra Sonnino, il capo del governo, Antonio Salandra, comunica al suo ministro degli esteri di ritenere imminente la rottura con l'impero austro-ungarico e di volere però continuare a tenere aperta la trattativa fino alla firma di un accordo ufficiale con l'Intesa. Il timore è che in caso di vittoria Francesco Giuseppe voglia riprendersi anche il Lombardo-Veneto, oltre che tenersi il Trentino. Comincia così un tragico gioco degli equivoci fra Burian e Sonnino, ognuno impegnato in una partita a carte coperte. Il 27 marzo Burian si dice disposto a cedere il Trentino se l'Italia lascerà libertà d'azione all'Austria nei Balcani. Il 29 marzo Sonnino informa Burian che le proposte austriache sono insufficienti. Il 2 aprile Burian presenta una nuova proposta: Austria pronta a cedere i distretti di Trento, Rovereto, Riva, Tione, a eccezione di Madonna di Campiglio, nonché il distretto di Borgo, in Valsugana. Il ministro Sonnino tace. Burian sollecita una risposta, che arriva l'8 aprile. Sonnino chiede il Trentino nei confini dell'ex Regno Italico e sul confine orientale Gorizia e Gradisca, con l'immediata occupazione dei territori ceduti. Chiede anche la trasformazione di Trieste in città indipendente. Il 16 aprile la proposta italiana viene respinta dal ministro degli esteri austro-ungarico. Il 26 aprile Salandra e Sonnino, senza consultare la Camera dei Deputati, firmano con i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia e Russia un patto con l'impegno a scendere in guerra entro un mese.
Nemmeno questo però vale a interrompere i negoziati con l'Austria in un clima che ormai appare assurdo. Nuove proposte del governo austriaco vengono rivolte a Sonnino il 6, l'11 e il 19 maggio. In queste proposte si accettano gran parte delle condizioni richieste dall'Italia. Ma ormai è troppo tardi. A Roma il 20 maggio viene convocata la Camera. Sonnino si limita a illustrare i documenti diplomatici intercorsi fra Austria e Italia dal dicembre del 14 al maggio del 1915. Il 22 maggio del 1915 il Trentino prova a dare la notizia delle decisioni del Parlamento italiano a proposito dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria. Ma in realtà interviene la censura e blocca, come possiamo vedere dalla prima pagina, quello che era scritto sul giornale e c'è soltanto uno spazio bianco a proposito delle decisioni del Parlamento italiano. Proprio all'alba di quella mattina De Gasperi prese il treno per Innsbruck con l'intento di andare ad invocare provvedimenti a tutela della popolazione trentina mentre sui confini meridionali si andavano ammassando le truppe dei due eserciti. Dopo questo numero sia il Trentino che l'altro giornale diffuso a Trento, e cioè l'Alto Adige, chiudono i battenti e quindi per sapere cosa ha deciso il governo italiano, e cioè per comunicare ai trentini l'entrata in guerra dell'Italia, resta soltanto un piccolo quotidiano, si chiama Il Risveglio. Sarà lui il 24 maggio ad annunciare ai trentini l'ingresso dell'Italia in guerra. Questa è la prima pagina del Risveglio. C'è il disegno di Francesco Giuseppe e sono riportate le sue parole. L'Italia ci ha abbandonato, al momento del pericolo è passata con bandiera sventolante a fianco dei nostri nemici. Nello stesso momento, dal balcone del Campidoglio a Roma, Cesare Battisti lanciò uno slogan destinato a diventare famoso. Tutti alla frontiera con la spada e col cuore. Poi incontrò Vittorio Emanuele III e gli rivolse l'augurio: arrivederci a Trento. Ma Battisti non riuscirà a realizzare il suo sogno. Il 10 luglio del 1916 viene catturato sul Monte Corno e il 12 luglio, dopo un processo sommario, viene impiccato nel cortile del Castello del Buon Consiglio a Trento. In sua memoria è stato costruito questo grande mausoleo sopra la città. Renato Monteleone è un vecchio storico importante, insomma, che fece degli studi approfonditi su Battisti, usò appunto un'espressione di questo genere. Battisti, nel momento in cui scese in Italia, perse gran parte della sua lucidità, perse anche la vita, e questo è un dramma nel dramma, insomma. Naturalmente questo, come dire, ci induce a parlare di Battisti sempre con grande rispetto e con grande anche come dire, consapevolezza del suo dramma umano. E però questo, insomma, non ci distoglie dal giudicare quel suo spendersi in maniera così radicale per la guerra come qualcosa di nocivo e di negativo. Con l'entrata in guerra dell'Italia, il dramma dei trentini, già enorme, diventa ancora più tragico. Anche la popolazione viene coinvolta nel conflitto. Scatta una gigantesca evacuazione incrociata che finisce con lo smembrare le famiglie in modo violento. La guerra entra, insomma, sul territorio, il Trentino diventa fronte e quindi in un primo momento c'è questo dramma dei profughi. Bisogna allontanare la popolazione da quei territori confinanti, insomma, con l'Italia, col Regno, e che possono appunto venire interessati dalla guerra. Furono circa 75.000 i civili che dovettero abbandonare i loro paesi. Ci fu un'intera città, Rovereto, che venne evacuata, insomma. Tutti questi vennero portati all'interno
dell'impero e disseminati un po' dappertutto, in Boemia, in Moravia, nell'Alta, nel Bassa Austria. Qualche mese dopo, in un periodo successivo, vennero concentrati in alcuni campi che allora erano detti campi di concentramento, ma non hanno niente a che fare, insomma, con quelli che verranno. In Barackenlager, insomma, in campi di raccolta, che potevano ospitare fino a 10.000 persone. E qui si consumò il vero dramma dei profughi, perché questi campi erano organizzati militarmente, divennero presto, insomma, dei campi prigione, la vita civile è militarizzata, scarseggiano i viveri, l'Austria diventerà via via sempre più povera di cereali, di materie prime, e quindi, insomma, anche i profughi in Austria, insomma, cominceranno a patire la fame. A raccontarci uno spaccato della penosa odissea della popolazione trentina è il parroco di Sardagna, un piccolo paese sulle pendici del Monte Bondone, Don Giuseppe Amer. Nel suo diario scrive: Addì 27 maggio del 1915, i profughi del paese, dopo un viaggio lunghissimo e penoso fatto su un treno merci in compagnia di altri profughi dei paesi circumvicini, raggiunsero il loro destino. Era uno schianto al cuore vedere tanta povera gente, donne, vecchi, bambini sfiniti nei carrozzoni delle bestie, scendere da quei treni della disperazione per raggiungere le Barackenlager. Francesco Loss, detto Checchin, quando l'Italia entra in guerra ha 36 anni, è sposato con due figlie. La sua famiglia, come tante altre nel Trentino, viene divisa dalla guerra. Francesco internato nel campo profughi di Castelvetrano in Sicilia, il padre, la sorella e la moglie invece internate nel campo di concentramento di Mitterndorf in Austria. Sono toccanti le lettere che Francesco scrive alla moglie da Castelvetrano. Carissima moglie, ecco, oggi dopo tante spese sono giunto a sapere tue nuove. Io scrissi 4-5 volte in Austria e sempre raccomandate. Ma adesso sono contento, benché la lontananza fra noi e i nostri cari di casa. Ora ti fa noto come la va nei nostri paesi. Le zie e figlie e il resto del paese sono a Isola Vicentina Castel Munari, profughi, provincia Vicenza. La nostra cara zia Adelaide si è ammalata dal gran freddo che patisse, ma ebbi notizia ieri che ora sta bene. Colà sono più che 600 e il resto dei cauriotti, sai tu dove sono? Saro è internato a Caserta vicino Napoli. A quanto mi scrisse la zia, si spera che potrà unirsi anch'egli alla famiglia. Ha cresciuto la famiglia, ha un'altra Bettina. Tra il 15 e il 16 ci sono ben 35.000 trentini che vengono invece evacuati e trasportati in Italia. Questi provengono dalle zone occupate immediatamente dall'esercito italiano, ancora alla fine del maggio, all'inizio del giugno del 1915, alcune zone meridionali, Ala, Avio, il Brentonico, la parte della Valsugana. Questi 35.000 vengono disseminati in qualcosa come 300 comuni che vanno appunto da Brescia, da Torino a Palermo, insomma. Vengono accolti, diciamo pure, con molta diffidenza. Insomma, sono in qualche modo le cagioni della guerra, vengono identificati come austriaci, sono nemici. Successivamente, quando la popolazione italiana impara a conoscerli meglio, hanno delle frequentazioni quotidiane con questi, ecco che piano piano, insomma, c'è una conoscenza reciproca e quindi cominceranno a stare anche meglio. Torniamo per un'ultima volta nella mostra allestita a Villa Welsperg per raccogliere la testimonianza di un'infermiera volontaria. Si chiama Cesira Gualtieri. Quando scoppia la guerra ha 48 anni e due figlie, vive a Firenze.
Il 19 aprile del 1915 partecipa ad un corso per l'assistenza ai malati e ai feriti e subito dopo viene assegnata ad un ospedale da campo a Belluno. Ecco un brano del suo diario. Ho voluto visitare il reparto chirurgia. Ma che strazio vedere tutta quella carne a brandelli. Che strilla, che piange. Io credevo che si pensasse molto di più a questi infelici e che i soccorsi di biancheria ed altro giungessero anche negli ospedali da campo. Nulla di tutto ciò, ma un poco di paglia come letto, due stracci per coprirli. Ecco quello che si dà a chi combattendo ha esposto la propria vita, a coloro che tutto hanno dato alla patria. Oggi il mio umore è nero, quasi come le camicie di questi disgraziati. Un altro sacerdote annota il succedersi degli eventi in quelle prime giornate. È Don Enrico Cipriani, viceparroco di Mezzano, nella Valle del Primiero. Dal suo diario emerge l'impatto devastante della guerra sul territorio e sulla popolazione. Maggio 24. Alle 7:15 pomeridiane arriva a Fiera la notizia della dichiarazione di guerra. Sotto un dirottissimo acquazzone incomincia a partire verso San Martino la truppa di guarnigione alla Fiera. Si tenta di far saltare il ponte di Transacqua che cede solo in parte al terribile scoppio della mina. Soldati, gendarmi, parte degli impiegati si dirigono verso San Martino e ritirandosi tentano di dar fuoco alle seghe di Siror, ma non vi riescono. Fan saltare tutti i ponti. A San Martino appiccano il fuoco agli alberghi. 26. Continua l'incendio di San Martino. Il danno si calcola di 6 milioni di corone. Il parroco di Mezzano, Don Giovanni Tonini e il cappellano, Don Enrico Cipriani, verso sera vanno a Belvedere per osservare di là le rovine di San Martino. Nel ritorno sono avvisati che gli italiani erano arrivati da Cerè da Tonadico, a Transacqua, a Fiera. Quella guerra, che alcuni scellerati si erano illusi di chiudere in 3 mesi, durerà più di 3 anni. Costerà all'Italia 1.250.000 morti fra militari e civili. Alla fine del conflitto, l'11 novembre del 1918, i soldati morti sull'uno e sull'altro fronte saranno in tutto più di 9 milioni e 7 milioni le vittime nella popolazione civile.